Questa è una grande serata che rende ancora più visibilità a quello che è stata una stagione splendida nelle colline del Prosecco Superiore, con le 17 mostre che sono state organizzate dai volontari delle Proloco, che sono gli animatori del territorio e quelli che noi dobbiamo ogni giorno ringraziare per quello che fanno per questo nostro territorio, per queste nostre colline. E stasera scopriremo anche i migliori vini del territorio, i migliori prosecchi del Conegliano Valdobbiadene attraverso questo concorso nazionale Gran Fascetta d'Oro che abbiamo istituito 5 anni fa. Anche perché ritengo una cosa importante che ci sia anche una valorizzazione delle eccellenze. E soprattutto fa piacere le aziende che partecipano perché sono disponibili a mettersi in gioco ed è questa una cosa importante, senza nascondersi davanti a delle commissioni che poi sono formate da tecnici del territorio che conoscono bene il Prosecco e i diversi vini del Conegliano Valdobbiadene. Non c'è solo Prosecco, noi vogliamo dare un segnale in questo senso, il territorio del Conegliano Valdobbiadene e anche altri prodotti, la latteria di Soligo, i formaggi sono un'altra eccellenza, grandissima eccellenza che va messa in considerazione, ma poi ci sono anche, li degusteremo anche stasera, tanti altri prodotti tipici, dai salumi ai formaggi di Maiga a tante altre cose che vale la pena valorizzare e degustare accanto al Prosecco. Diciamo che ormai è da alcuni anni questa collaborazione che facciamo con la Primavera del Prosecco, è qualcosa che abbiamo voluto, abbiamo anche cercato, abbiamo trovato veramente la collaborazione dell'Umpli e delle feste della Primavera del Prosecco, perché riteniamo che assieme facciamo rete, è una cosa che ci aiuta tutti. Penso che il territorio ne abbia bisogno di questo, oggi questo territorio che è un territorio proprio dedicato al Prosecco, a questo meraviglioso prodotto, ma se pensiamo che anni fa qui c'erano soltanto che prati e allevamenti, questa latteria un tempo aveva 3.000 soci, oggi noi siamo in un 200 soci, oggi questi soci sono totalmente passati al vitivinicolo. Il messaggio che stiamo dando, il messaggio che vogliamo dare al territorio assieme alla Primavera del Prosecco, qui abbiamo bisogno di Prosecco, abbiamo bisogno dell'alimentare, abbiamo bisogno del turismo, perché vogliamo che il turismo sia rafforzato, perché questo territorio ha veramente bisogno, lo può fare, ma non un bisogno economico, perché se vogliamo vendere bene i nostri prodotti dobbiamo saper accogliere ed essere diversi da quello che siamo. Questo è quello che facciamo in questo momento e ringrazio tutti i collaboratori, l'Umpli, Giovanni Folavore, tutti quelli che ci sono, da Soligo, Mario Dalla Riva, per quello che stanno facendo, perché questo aiuta tutti. Parte domani latteria a porte aperte, di cui la gente viene dentro, può vedere anche i prodotti che acquista, come vengono fatti, da dove vengono fatti, perché il nostro messaggio che diamo è quello del consumatore. Il consumatore deve capire come sono fatti i prodotti, da dove vengono e qual è la propria sicurezza. Il messaggio che stiamo dando qui questa sera e anche domani, abbiamo la scuola di Valdobbiadene, la scuola alberghiera di Valdobbiadene che è qui con noi, perché vogliamo proprio il territorio viene coinvolto tutto su questa festa, su questi momenti di Primavera del Prosecco e latteria di Soligo. Auspichiamo che questo serva un po' a tutti noi e anche ad altri per fare questa bellissima cosa che tutti chiamiamo rete. La testimonianza e la vicinanza a delle eccellenze, dei prodotti agroalimentari di eccellenza del nostro territorio, che mettono insieme la grande qualità del gusto con l'uso consapevole del territorio. Io credo che questi sono belli esempi di economia che danno lavoro, che danno ricchezza ai nostri territori, che producono fra l'altro alimenti che ci invidiano in tutto il mondo. Quindi essere qui vuol dire innanzitutto portare la vicinanza, io credo, della politica, mia personale, ma soprattutto anche la vicinanza molto concreta per risolvere i problemi che ovviamente ci sono, ma che abbiamo la fortuna di poter affrontare con una struttura molto ben gestita e con dei prodotti di grande eccellenza, e questo è un grande vantaggio e abbiamo quindi da cercare di tutelare questa grande fortuna che abbiamo alle nostre spalle. La capacità di mettere insieme le produzioni con il territorio, che è un po' il futuro dell'agroalimentare, è un futuro
di una costruzione anche in un'ottica moderna di una società, delle comunità in queste zone. Quindi secondo me questi sono esempi molto virtuosi e noi abbiamo il compito di cercare di agevolarli in tutte le maniere e di portarli avanti in modo che la crescita del territorio sia complessiva e tutti ne abbiano dei benefici. Per me è stato veramente un onore essere qui, infatti ringrazio l'assessore Caner di aver particolarmente insistito perché io sia presente. È un evento importante perché magari con una semplice premiazione però si dà rilievo a quello che è un grandissimo lavoro che viene fatto su queste terre, che è quello che è principalmente la coltivazione delle viti e della produzione del vino. Però accanto a questo c'è un mondo e ci si rende conto di qual è la potenza di queste caratteristiche che ci sono territoriali, perché accanto al produrre vino c'è chi beve vino, chi parla di vino, chi scrive di vino, oppure come qua si è visto anche nella stessa premiazione che ci sono anche tutto un mondo di enogastronomia, c'è tutto un mondo accanto anche alla storia che parla della storia di queste colline. E poi è strettamente connesso al mio dicastero, perché sebbene nel mio dicastero non si parli certamente magari di produzione, di industria, di artigianato, però si parla di regioni. Le regioni sono questa meraviglia italiana dove ciascun territorio è suddiviso non solo territorialmente, ma è suddiviso in caratteristiche che sono quasi genetiche all'interno di queste terre e hanno tutte delle caratteristiche particolari ed eccezionali, come le abbiamo noi in Veneto, ma tanto in tantissime altre regioni. E quello che a me piace e che mi sta appassionando è proprio vedere la grande unità dell'Italia nella diversità delle regioni. Ho visto la primavera del Prosecco dalla sua nascita nel 2005 e quindi è una manifestazione a cui sono molto affezionata, e al professor Folladora, al signor Franceschetti, tutto il gruppo, ci ho lavorato anche insieme in passato, e esserci adesso come cantina, avere per il terzo anno il riconoscimento è veramente una grandissima gioia.